Salve a tutti, ho il piacere di presentarvi il nuovo look di Approdo News. Siamo qui insieme al direttore responsabile, Salvatore Lazzaro. Io l'ho definito ai nostri collaboratori una sciccheria. Il nuovo Approdo avvicina la nostra relazione agli utenti, a quelli che ci vedono ogni giorno, ci commentano ogni giorno. Era proprio questo l'obiettivo, rendere partecipi la gente, chi ci vede, chi ci ascolta alla relazione. Questo è un risultato per noi straordinario. Dopo 5 anni, 8.300.000 visitatori unici, un risultato per alcuni straordinario e io lo definisco molto importante e credo che il merito vada proprio al direttore responsabile, alla squadra che ci ha lavorato, al caporedattore, ai redattori, ai tanti cronisti, ai collaboratori. E dopo tanti anni un nuovo look era indispensabile per rilanciare il nostro giornale. Credo che nelle prossime ore da voi ci aspettiamo i commenti, ci aspettiamo soprattutto che ci indicate se questo nuovo sforzo che noi abbiamo fatto vi piace. Ed è per noi fondamentale perché l'obiettivo che ci siamo dati insieme a Salvatore, poi lui stesso ve lo illustrerà, è quello di, appunto, di avvicinare i nostri lettori alla nostra redazione, perciò il vostro giudizio, come commento e come sondaggio che tra poco, voi vedrete, nella home page nuova del nuovo Approdo News, aspettiamo, come dire, la vostra opinione che per noi è fondamentale. Io per dirvi due cose, che questo è il risultato che noi abbiamo, che abbiamo lavorato e ci abbiamo creduto. Credo che questo obiettivo l'abbiamo voluto a tutti i costi, era proprio questo, di creare una piattaforma multimediale all'avanguardia. Credo che in Calabria siamo tra i primi in assoluto. Sono orgoglioso di questo lavoro e di chi ci collabora qui nel nostro quotidiano. Certo, l'orgoglio è forte perché dobbiamo dire la verità, siamo partiti un po' alla chetichella 5 anni fa, abbiamo già fatto un primo cambiamento, ma non eravamo soddisfatti perché le nuove esigenze continue e pressanti dei lettori ci hanno spinto a cambiare nuovamente. Stavolta credo che abbiamo fatto, come diceva Luigi, un bel passo avanti. È un sito sicuramente dal punto di vista grafico molto, molto apprezzabile, elegante, leggibile, soprattutto leggibile, quindi è molto più facile adesso leggere notizie, molto più facile adesso trovarle, molto ricca anche la sezione iconografica, quindi foto, aggiornamenti, non solo, ma non perdiamo le notizie del giorno perché poi si può andare anche scendere sotto e passare all'altra pagina e trovare quello che magari si è andata ad aprire di sera la pagina, non trovate perché è passata. E allora voi cliccate sul numero 2 e vedete che le notizie che vi sono sfuggite nella giornata. Insomma, poi sono i blog ordinati dai nostri commentatori e qui li troverete in basso. Abbiamo poi i tantissimi collaboratori e soprattutto la parte televisiva, sia streaming sia televisiva, stante anche la sinergia che abbiamo con Telemia. Quindi uno sforzo notevole di cui ringraziamo, e non possiamo fare a meno di citarlo, il nostro webmaster, no? Luigi, che si chiama. Si chiama Marco Sartiano, va da parte mia, da parte anche del direttore, i complimenti. Noi l'abbiamo martellato in questi ultimi mesi, però alla fine il lavoro siamo soddisfatti. È un giovane di Taurinova e quindi siamo contenti pure che le risorse locali vengano, come dire, utilizzate, vengano valorizzate. Un altro aspetto importante del giornale è la possibilità di interagire quasi continuamente, sia con delle chat, sia con dei commenti. E quindi questa è un'opportunità che si dà ai lettori di dire la propria in merito ad un articolo, ad un pensiero dell'autore, ad un editoriale, ad un commento. L'essenziale, amici miei carissimi che ci seguite, è di essere prudenti e di essere, come dire, moderati nei commenti. Insomma, dite la vostra, criticate, apprezzate, fate quello che volete, ma l'essenziale è che vi manteniate nell'alveo della buona, del rispetto, della civiltà. Insomma, ecco, perché sappiamo che poi uno magari si può prendere le mani,
mani, la mano e dice di tutto. No, apprezziamo i commenti, li vogliamo, li cerchiamo, l'essenziale è che siano ponderati, ragionati e moderati. Si possono dire le cose, le critiche anche più forti, sempre con un linguaggio tranquillo. E allora Luigi, noi siamo veramente, adesso aspettiamo i vostri commenti, ecco, aspettiamo i vostri commenti e vi invitiamo a seguirci e a fare da tam tam anche attraverso i social network, perché a Proto News diventi veramente ancora più grande e più influente, più di quanto non lo sia adesso. Grazie a tutti e buona Proto News, buona lettura e buona permanenza con noi attraverso le pagine del giornale.